Signori, benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di Dead Space Remake. In vostra assenza ho fatto alcune missioni secondarie, o meglio una, solo quella di analizzare il tessuto del bestione che abbiamo battuto nell'episodio precedente. Perché poi ho scoperto che queste altre missioni dove abbiamo praticamente il rosso sono aree che non hai ancora modo nella storia di raggiungere. Quindi quando all'interno di una missione tutte queste aree sono gialle, allora sono cose che si possono fare. Tipo, io volevo cercare il rig dell'ufficiale tecnico Russeu, però non posso accederci perché quella porta, che sarebbe tra l'altro pure questa, infatti ero qui, non posso andarci. Ho venduto un paio di cose, ho posato il lanciafiamme, mi sono ripreso il fucile a impulsi e in più abbiamo due potenziamenti. Porco Dio, sempre che sbaglio tasto. Due potenziamenti, sia questo, che dobbiamo portarli in una zona di potenziamento arma, ecco. Che dobbiamo andare alla manutenzione trasporti, che non dovrebbe essere troppo lontano da qua, in teoria. Già che ci fa prendere il coso. Ah, vabbè, siamo nell'hangar stia. Vedi che queste zone sono inaccessibili ancora. Sia che magari quelle missioni lì sono da quella parte. Però noi, andando avanti con la storia, ci sblocchiamo poi quelli che sono i vari punti e quindi poter fare anche le missioni secondarie, che ancora non ho ben capito cosa servono, perché non ti danno chissà che cosa. Però almeno quello lì del tessuto è soltanto una cosa della storia. Mi ha detto che quel tessuto apparteneva a Harris e che è stato quell'esperimento è stato fatto dal dottor Mercer, che già sapevamo. Comunque forse è soltanto un approfondimento più alla storia. Pensavo tipo che si vincessero anche crediti, cose, magari con una piccola ricompensa, roba così, che bene o male poi ti andavi a potenziare. Però è vero anche che ti fanno fare un backtracking indietro, che magari ti c'hai delle zone che non avevi controllato bene, quindi è sempre bello farlo. Madonna, porco. Mi sono cagato. Apriti. Ci assicuriamo che è morto. Ok, siamo all'interno della manutenzione trasporti. Dobbiamo raggiungere l'idroponica. Qua possiamo ricaricare la stasi e noi dobbiamo andare avanti. Queste sono tutte zone già in cui passiamo. Il gioco ti fa fare molto backtracking. Per questo l'idea di questo remake, dove hanno aggiunto appunto le missioni secondarie, varie cose, o addirittura delle casse di loot che si può aprire con un certo livello di sicurezza. E se risulta meno noioso magari passare in posti dove siamo già stati. Isaac, all'idroponica controlla i filtri del tuo casco. Non respirare quell'aria. Sì, confermo. Tutto il ponte sta marciando. Vedo una massa enorme al deposito viveri. Troppo grossa per essere coltivata. Sembrerebbe la fonte del gas velenoso. Quel paziente in infermeria parlava della creazione di un enzima, giusto? Forse c'è una stazione di lavoro ancora aperta. Molto interessante. Vediamo quest'audiolog. Registro dell'idroponica, dottoressa Elizabeth Cross. Gli irrigatori sono sistemati. Stiamo lavorando quasi a pieno regime. La flora cresce bene e il raccolto ha prodotto un surplus di viveri. Ho fatto confezionare il surplus così da inviarlo alla colonia. Ma il capitano Metus ha emesso il divieto di sorvolo. È ridicolo. Presenterò un reclamo. Lo sanno tutti che G7 ha bisogno di aiuto. Che male potrebbe fare un po' di frutta fresca? Beh, certo, non lo metto in dubbio. Oh, madonna! Porca puttana! Bastardi! No, le alette di pollo, raga, io così le chiamo, sono uguali. Però così a jumpscare, raga, che due coglioni. 100 crediti. Dai, dammi delle munizioni. Oh, munizioni, fucile impulso e 400 crediti. Questo bagno è già meglio di quello di prima. Questo ci sblocca il trasporto. Esatto, se ne immaginavo. Finalmente possiamo accedere in quella zona, vedete? Ecco. Grazie per l'attesa. Ah, vai a fare in culo. Ok, entriamo qua. Ah, è l'irrigazione, madonna. Questo 1800 crediti, un di bordello che fa, sala germogli. Questa è tipo la parte botanica della nave. Ehi. Registrazione. Dottoressa Elizabeth Cross, a tutti i superstiti, tornate indietro. A tutti i superstiti, tornate indietro, grazie al cazzo. La squadra. Morti. Quel mostro. Han
Andatevene, vi prego. È un nuovo mostro, dite, oppure quello lì che abbiamo già ucciso? Ovviamente questa è una registrazione, quindi lei... Attenzione, non sa. Fornitura di azoto liquido esaurita. Ok, dobbiamo mettere l'azoto, mettilo qui. Azoto liquido ripristinato, dell'enzima completata. Attenzione, non ingerire. Ma vai a fare il culo, non ingerire. Enzima pronto, recupera. Com'è andata? Ok, siringa di enzima. È stato modificato per digerire qualcosa di grosso. Credo stessero provando a uccidere quella cosa nel deposito dei viveri. Speriamo funzioni. Cazzo, crea l'enzima. È completata, adesso possiamo accedere a quest'altra zona. Potevo salvare indietro, però spero di non aver fatto una cazzata. Oh, oh, oh. Indietro. Non si arriva al deposito viveri. Leviatano ti divorerebbe. Tu sei Elizabeth Cross, vero? È questo Leviatano che sta avvelenando l'aria. L'aria, la mia squadra, ha distrutto tutto. Ho progettato uno speciale enzima per ucciderlo. Mi serve solo dell'azoto liquido per completare la sintesi. Ce l'ho io, l'ho appena... Ma le persone che ho inviato non sono mai tornate. E l'ho appena fatto io. Un po' di quell'enzima. Ecco. Oh mio Dio. Come? Senti, dobbiamo iniettarlo nel Leviatano. Ma è questo non il Leviatano, dice tutto questo bastardo qui. È rischioso. Più rischioso che esaurire l'aria. La squadra è stata modificata. Respirando le tossine del Leviatano si sono connessi a lui. Ma che cazzo è? Ma è un legame a doppio senso. Ok. Quindi se trovo la tua squadra glielo inietto. L'enzima finirà morto nel cuore del Leviatano. Trova i rantolatori. I rantolatori. E quando il Leviatano sarà debole, spediamo quel bastardo nello spazio. Ho capito, ma partiamo dal fatto che non so cosa minchia sono i rantolatori. Intanto qua c'è del loot tattico che non avevo visto. Energia al plasma, crediti. Io farei il salvataggio. Ripassiamo di qui, veloce. Manutenzione. Oh, sì, godo, raga, godo veramente. Pure la lama al plasma, che è OP, si sa. Qua possiamo potenziare ancora i danni. Mamma mia. Questa così aumenta notevolmente la quantità di munizioni. Velocità di ricarica, quantità di munizioni. Ancora i danni. Abbiamo la pistola più OP della storia. Saliamo, dobbiamo iniettare queste siringhe di enzima che abbiamo trovato. Vediamo quanto è forte. Mamma mia raga, è una bestia. 4 colpi abbiamo sprecato, La pistola è troppo forte. Ok, ce lo leviamo dal cazzo questo. Impalato. Oddio. Ecco il bimbo sudato di turno. Oddio, dietro di me. Porco. Questo qui con lancia granate ce lo siamo fatto. Questo lo appendiamo male. Però abbiamo fatto una strage. Rosso. Richiesta di sicurezza recuperata. Oh. Un messaggio. È stato colpito lo scafo al deposito viveri. Un asteroide fuori controllo. Abbiamo feriti per la decompressione. Medici in sicurezza, subito. Oddio, cosa diavolo è? Tutti fuori dal deposito viveri. È vivo. Ma com'è possibile? Ok, dovevo andare di qui. Ma qui c'è una porta sicurezza livello 2 che possiamo accedere. Oh. Ma dai raga, ma quante cazzo di armi ci sono a sto gioco? Pistola, campo di forza. Vabbè, chiamiamo la pistola. Però ci stiamo riprendendo, ci stiamo riprendendo raga. Vedete quanto fa una bella esplorazione tra crediti, colpi. Siamo messi... Oddio! Minchia se mi sono cagato! Ora lasciano quei cosi lì. Morto, ancora vivo.
Aspetta, aspetta che voglio risparmiare. Posso prendere lo startiglio? Dove sei, buon uomo? Qualcuno mi ha detto che ti hanno impalato. Ok, siamo senza ossigeno. Oh, era questo qua. Devo fare l'iniezione. Che schifo. Ok, funzionato, era qui che dovevo fare l'iniezione. Questi cosi, e ce ne sono più di uno. Tra l'altro sto trovando un mare di soldi. Devo andare al piano 3 nel frattempo. Che quindi quella lì è sopravvissuta. Vabbè, uno era dietro di lei comunque mentre era in videochiamata, quindi dobbiamo incontrarla di persona, se non la inculano prima ovviamente. Ah no, comunque no, non si ricollega lì. Questo è proprio tutto un posto a sé. Guarda qui, guarda qua quante, come coltivavano qua dentro. Ovviamente ci vuole in una nave spaziale, se non produci ossigeno con le piante. Oh, semiconduttore rubino, raga, questo è strautile. Vale 10.000 crediti sto roba. Appena lo vendiamo ci facciamo i soldi. Ok. Oh, seconda iniezione completata. Oh cazzo, me li ricordo questi. Questi esplodono malissimo, raga. Ci sono altri? Ancora? Vedete, sono scarsi, perché basta... Io non mi guardo le spalle. Basta sparare ai cosi degli esplosivi. C'è ancora la musica. Qua c'è un nodo che ci fa comodo. Munizioni per la pistola. Ah, tra l'altro, dai, proviamo sta pistola. L'equipaggiamo al posto del... Dai, del fucile a raggio. Tanto mi sembrano due armi OP. Può aprire il portello. Perché c'è questa musica di merda? Col bimbo sudato. Oddio! Siamo il coso gravitazionale? Sì, va, un po' un cazzo. Ok. Munizioni pistola, ci fa comodo. Minchia, ma qua è pieno di... Che cazzo è che non lo vedo, quest'altro? Ti giuro che non lo vedo. Ah, eccolo! Vaffanculo, ho sparato più colpi del previsto. Carica, carica che non abbiamo. Morto? Curati per favore, curati. Veloce, veloce, impianta canta. De corna, corpo de corna. Ecco, adesso proviamo a deviare l'energia. Stacchiamo questo qui. Mettiamo. Penso abbiamo fatto incazzare qualcuno. La butto lì. Ah, vedete che adesso l'abbiamo aperta. Questa qui, questa era bloccata. Godo. Abbiamo fatto passare tutta l'elettricità tattica. E qua già si vede che c'è. Cosa detto? Oh, ma era la dottoressa. Oh. Nicole? Isaac, dove sei? Aiuta. Oddio, ma guarda qua, raga. Sono stati trasformati malissimo. Ah. Sudatissimo questo. Oddio. Kendra. È lui. Due porte dietro di te. Kieran. Kieran? Aspetta. È andato. Mi ha salutato e... Ma qua c'è lo schifo. Prosegui. Era solo un glitch delle telecamere. Sembrava il mio fratellino. Che idiota, vero? È semplicemente impossibile. Insomma, non è che è proprio impossibile. Ma qua c'è un mare di roba. Non ci arrivo. Sotto c'è un mare di loot. Bene, si era sembrato di vedere il suo fratellino. Oddio! Questo come succedeva? Alle spalle? Vai, così. No, devi correre. No, mi ha one-shottato, raga.
Non ho più stasi. Non corre. Non corre. Porca puttana, veloce, veloce, veloce. Sa pure la stasi. Mamma mia, raga. I suoi colpi. Madonna, che cazzo. Muoio, non ti taglio. Bastardo. No, 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 raga. Sono morto. Sono morto. Sono morto. A meno che... Oh. Mamma mia, quasi l'ho rischiata. Dov'è? Oddio. È morto? Minchia, l'ho one shotato, raga. Vedete che impala benissimo. Ci sarà un modo per liberare. Eccolo. Vediamo se erano tutti questi, se si sposta qua il passaggio. Qua c'è l'aria. L'aria tossica. Ok, no, è troppo forte comunque. Il fucile a raggio è veramente forte. Ah, corpun de con! Ok, penso di averli fatti tutti. Quelli erano i ventilatori. Dobbiamo scendere. Cosa c'è qua? Guarda, guarda, guarda. Rig di Holt. Questa era una missione secondaria. Trovare qua, no? Mentre abbiamo fatto bene a dare un occhio di esplorazione tattico noi. Oh, l'ultimo. Mamma mia, quanti cazzo erano? Questo cos'è? Oh, questo era il quinto. Ok. Ok, proseguiamo. Mamma mia, quindi in teoria abbiamo iniettato tutte le cose, che le dosi di enzima che avevamo preso, e adesso non ci resta che... Ah no, ancora devo la settima dose, sono sette. Guarda qua che schifo, raga. Che è bella, però raga, la grafica, mamma mia, raga. Provare per credere sto gioco. Proprio fatta bene bene. Soprattutto quella del nostro personaggio, quella del nostro personaggio è proprio stradettagliata rispetto magari a quello dello sfondo. No. Porca puttana. No. Ma figlio. Madonna. Ma tu sguardo, vai a fare culo. Una semplice missione di riparazione, avevano detto. Non questa cosa. Non vedere mio fratello morto nelle telecamere, cazzo. Tutte queste morti. Immagina cosa potrebbe fare il marchio nelle mani sbagliate. C'entra di nuovo la C e C. Pensavo, se uno stronzo in giacca e cravatta prova a prendersi il marchio, io e te potremmo fare qualcosa. È un se grande come una casa. Andiamo, dov'è Hammond? Che sta facendo? Mi sa che Hammond è morto. Mi concentro, finiremo l'aria prima di te. Di nuovo, ancora? Ma cos'è? Cosa cazzo c'è qua? Saliamo. Mamma mia, raga. Lui deve ringraziare che io non lo vedo. Ah, eccolo. Oh, madonna. Ma non mi allontanava. Che puttana, madonna. Ladra di cazzo. Dopo mille bestemmie, raga. Allora, questo si disattiva così. E passiamo da questo lato. Il problema adesso è che questi cosi qui, ce ne sono miliardi, molti dei quali non vedo, e scassano la minchia in un modo che è veramente allucinante, raga. Allora, per esempio, io penso di averli fatti tutti, ma in realtà c'è sempre qualcosina. Oh, uno schema. Sono sempre lì a scassare i coglioni in qualche modo. Vabbè, mettiti pure tu. Ancora con sti cosi qui. Porca puttana. Oh Dio mio, dobbiamo andare da qui, ma aspetta che qua c'è. Ok, munizioni, vediamo se c'è qualcos'altro. No, penso a nient'altro. Mamma mia, andiamocene da stincubo. Ok, accediamo. Minchia, un salvataggio ci vorrebbe. Salvataggio della vita, in questo momento lo desidero. Sembrava ria, sta nave. Tenecca sputazza.
Comunque noi siamo un ingegnere mandati qua sulla Ishimura. Cioè praticamente siamo... Cazzo, stiamo aggiustando solo noi sta nave. Tutta... Non funziona un cazzo qua. Ma poi veniamo noi. Crediti e crediti. Si trova solo i soldi. Non è che trovi munizioni, i soldi. Oh! Ragazzi, guarda. Io non ho parole. Io non ho parole. Stavolta ci è andata pure meglio. Abbiamo trovato le munizioni al posto dei crediti. Quindi era random il loot. Passa ora muoio, guarda. Vedi? Se, ha... Se avessi seguito l'istinto. A fare il culo. È morto? È ancora vivo! È morto. Munizioni per il nostro fucilozzo. Ok, mamma mia ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Qui possiamo salire, fammi vedere cosa c'è qua. Dei colpi, comodo. C'era qualcos'altro qua. Crediti, e quando mai. Ok, possiamo salire, mamma mia. Altre munizioni che ricarichiamo in questo preciso momento. Dobbiamo andare di qua, ma qua c'è un'altra porta. E dove porta? Non lo sappiamo. Cosa abbiamo qua? 100 crediti. Ah, questa era chiusa dall'altro lato, che così apriamo. Un nodo, schifo, non ci fa. Ecco, questo era l'altro lato che avevamo. Che cazzo c'è dall'altra parte della porta? E qua abbiamo Artemio, che era capperatissimo. Perfetto. E abbiamo finito i nostri proiettili. Ce ne rimangono 7. Oddio, eccolo dove è il bastardo. E spero che questa sia l'ultima iniezione, perché mi sono anche rotto il cazzo. Oh, penso di averli fatti tutti, raga. Mi auguro. Cosa c'è? Munizioni, godo. Munizioni. Oh, così ti voglio, gioco. In teoria era l'ultimo, raga. 7 ne abbiamo iniettate. Sai, sta musica è inquietantissima. Ora ce n'è. Oddio. Grazie. Ok. Il metabolismo del Leviatano rallenta. Ross, c'è qualcosa? Per forza funziona. Ti hai dato in cima da sciogliere un mercantile. Ok, apro il deposito dei viveri. Torna lì ed espelli il bastardo ora che possiamo. Eh sì, non farla facile. Chi è? Chi va là? Chi va là? Io ho un esplosivo, non ho paura di usarlo. Allora, noi dobbiamo andare di lì. Fammi vedere se... Ma qui c'eravamo già passati? Noi dobbiamo andare qua, sì, qua è dove c'erano le budella marce. E forse ora in teoria possiamo passare dove non potevamo prima. Mamma mia, che casino sta missione, eh? Questo capitolo qua di depurare... tutta l'aria della Ishimura con l'azoto liquido, fare l'enzima. Uscita da gravità zero. E vai a fare il culo, tu e l'uscita. Ci sono due armadietti, dammi munizioni, se no ti disinstallo. Dovremmo, secondo me, dovrei puntare di più alle cose ambientali, diciamo, che siano braccia, cose da tirarli su a loro, perché fanno, ti li one shot e risparmi i tuoi proiettili, così ti abbondi poi per quando la situazione lo necessita. Adesso possiamo accedere qua? Ah, ma già potevamo. Ok, in teoria dovremmo poter andare dalla dottoressa. Espelli il Leviatano nello spazio, attenzione. Vai, apri tutto. Deposito dei viveri. Contaminazione, Dio mio, c'è un Leviatano. Ma il Leviatano è forte, è sulla parete del deposito viveri. Più in cima. Non c'è tempo, vado, gli faccio mollare la presa. Il Leviatano ha una massa di 10 kilotonnellate. Te lo devo dire io che questa è una cattiva idea? 10 kilotonnellate. Non ho scelta. Sì, vabbè, spelli il Leviatano nello spazio. Come obiettivo fallito? Ah, era un opzionale. Vabbè, sti cazzi, uccidi il Leviatano, giustamente, la parte... più difficile. Però abbiamo tanti esplosivi a nostra disposizione. Questi dobbiamo cercare di sfruttarli. Dammi queste casse. Io non vedo un cazzo comunque. Mamma mia, qua è pieno di roba, raga. Dov'è il Leviatano? Ma buongiorno! Ma lei come sta? Oddio! Quali sono i punti deboli? Tiro lì? No? Porca puttana!
Non saprei quali sono i punti deboli. Ah, ho capito. Ammazzami che non ho munizioni da buttare. Allora, raga, per come ho capito, appena lui si allunga, il Leviatano si allunga, noi abbiamo la possibilità di sparare i suoi bracci. Penso che una volta farli tutti, dobbiamo stare molto attenti perché dobbiamo colpire con quella che è la stasi. E questo è per come ho capito, vedete, facciamo così e lo spariamo. Dai. Veloce. L'ho fatto? Ci ho capito un cazzo. Ok, riparte con i tentacoli. No, rischio tossico no. Perché raga, qua è difficile, eh. Minchia raga, qua è proprio difficile però, eh. Madonna mia raga. Impossibilissimo. Dai. Mamma mia il Leviatano. Ecco, ora qua arriva pure il rischio tossico. E quindi abbiamo bisogno pure di ossigeno. Non abbiamo più colpi raga. Cazzo gli spariamo, patate. Raga, non so quante volte ci sono morto per fare sta scena, quindi se avete visto la parte finale tutta immutolito. Spezzasti le teste al Leviatano. Lo dico. Mamma mia. Al popolo del deserto. Grazie, Isaac. Torna dentro. Dobbiamo parlare. Ma vai a cagare. Mi sono rotto il culo per fare sta missione, raga. Mamma mia, una bestia sto Leviatano. Minchia, ho trovato il giusto modo per farlo alla fine. Non pensavo che quelle cose che sparava lui potevo usarle come esplosivi a mio vantaggio. L'aria migliora. Ci sono ancora delle sacche di gas qua e là. Non dovrebbero darmi problemi. Ascolta, Jacob. Il mio Jacob. Si era rifugiato sul ponte con altri superstiti. Costruivano un radiofaro di soccorso. Ce l'hanno fatta. Avevano quasi finito. Ma non lo sento più da un po'. È morto, probabilmente è morto, signore. Non posso ancora andarmene. Devo accertarmi che l'aria sia sicura. Ma se tu trovassi il radiofaro di soccorso per chiedere aiuto. Ok, puntami nell'aria. Positivo. E se incontro Jacob? Digli che... che lo amo. Lo troverò. Desidero solo vederlo. Va bene. Dai, si levi dai coglioni. Grazie. Un radiofaro di soccorso. Qualcuno ha espulso gli altri. Isaac, c'è una scorciatoia verso il ponte minerario vicino alla postazione di Cross. Ora la apro. Scorciatoia? Ah, la apro. Potremmo riuscire davvero a fuggire da questo incubo. Capitolo 6. Completato. Epidemia ambientale. Adesso c'è l'espulsione d'emergenza. Signori, io direi che ci possiamo salutare per questo episodio di Dead Space Remake. Abbiamo fatto fuori il Leviatano e nel prossimo episodio ci dirigiamo verso il ponte minerario per vedere se riusciamo a chiamare i soccorsi con questo radiofaro e levarci dai coglioni, da quello che è l'inferno in questa Ishimura. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio con Dead Space. Ciao, bene mia.